L'esempio che vedremo questa sera sarà l'associazione di una zona di termoregolazione di un impianto, supponiamo a pannelli radianti, di un'abitazione, di una villa e così via. Quindi direi uno schema potrebbe, generale potrebbe essere questo, quindi abbiamo tante zone, tante stanze, con ciascuna il suo pannello radiante, qui abbiamo un esempio semplificato dell'impianto idraulico. Vedete i ritorni freddi, però supponiamo naturalmente ci sono, e avremo degli attuatori che comandano le valvole delle singole zone e un attuatore che comanda il consenso piuttosto che non la pompa della caldaia. Ecco, direi che il processo di associazione di una singola voce, di una singola, scusate, di una singola zona avviene attraverso un processo guidato da parte dell'app. Questa avviene in fasi successive, quindi la prima richiesta che ci farà l'app ci chiederà che tipo di impianto abbiamo, quindi risponderemo con un impianto o solo riscaldamento o raffrescamento oppure entrambi contemporaneamente. Nella seconda fase ci chiederà di associare la sonda della nostra zona. La terza fase, che è facoltativa, è quella di associare le eventuali sonde slave, se ce ne sono all'interno del locale. Dopodiché ci chiederà la tipologia di carico che è presente da quella zona, quindi di tipologia di carico che abbiamo già visto prima, quindi valvole di tipo on-off, motorizzate piuttosto che non i diversi tipi di fancoin a 2 o 4 tubi. A questo punto ci chiederà di abbinare gli attuatori. In generale, dicevamo, sarà un singolo attuatore per una singola zona, però dicevamo, in locali molto grandi potremmo avere più attuatori che comandano contemporaneamente una stessa zona. O abbiamo visto due esempi, o perché ci sono due serpentine, oppure perché magari abbiamo un attuatore che comanda, ad esempio, il riscaldamento a pannelli radianti d'inverno, piuttosto che non un fan coil che fa il raffrescamento durante l'estate. E da ultimo ci chiederà di associare gli attuatori che comandano le diverse pompe presenti sull'impianto e i consensi della caldaia. Allora, direi che per vedere questa associazione ci utilizzeremo un filmato tra poco. La nostra regia lancerà. Vi consiglio, casomai, per vedere bene questa schermata, di mettere la schermata a tutto schermo, così vedrete anche i lati destro e sinistro del nostro filmato. A questo punto esco un attimino dalla presentazione e poi chiederò, ok, interrompo la condivisione e chiedo al nostro regista Lorenzo di lanciare il filmato. Fra poco. In questo filmato vedremo come effettuare l'associazione di una zona della termoregolazione su un impianto MyHome dotato del web server MyHome Server 1. Utilizzando questo pannello dimostrativo che vedete qui inquadrato, supponiamo di simulare un'abitazione con un sistema di termoregolazione a pannelli radianti, dove abbiamo installato nel locale salotto una sonda con display qui indicata. Supponiamo inoltre di aver installato vicino al collettore un F430-4, quindi un attuatore della termoregolazione, e di aver collegato sulla prima uscita la testina che comanda la zona del salotto. Supponiamo inoltre di aver installato nel locale tecnico un attuatore F430-2 e di aver collegato sulla prima uscita il consenso della caldaia. Vedete inquadrato sulla destra lo smartphone che utilizzeremo per questa dimostrazione. Ci siamo già collegati, abbiamo già aperto la nostra app MyHome App col profilo di installatori e siamo appunto nella schermata che ci mostra tutte le stanze della nostra abitazione. Clicchiamo a questo punto
sull'icona del salotto ed entriamo dove vediamo che abbiamo già indicato, abbiamo già associato una luce ed una tappanella. Per associare un nuovo oggetto utilizziamo il tastino più che si trova in alto a destra, quindi pigiamo sul tastino più e questa schermata che ci indica tutti gli oggetti disponibili, nella prima riga sulla destra vedremo il tastino del termostato. Quindi pigiamo sul tastino termostato. E in questa prima schermata abbiamo la possibilità, se vogliamo, di cambiare il nome alla nostra zona di termolazione, termostato salotto 1, e viceversa sulla terza riga, avvia la procedura, con la scritta avvia la procedura potremo avviare la nostra procedura di associazione. Quindi tocchiamo la scritta avvia la procedura. In questa prima fase ci chiede che tipo di impianto abbiamo sulla nostra abitazione. Toccando l'ultima riga in basso, dove in questo momento c'è la scritta riscaldamento, vediamo che abbiamo tre possibilità di scelta: un impianto solo riscaldamento, un impianto solo raffrescamento, oppure un impianto che ha sia il riscaldamento sia il raffrescamento. Nella nostra ipotesi supponiamo soltanto di avere un impianto con solo riscaldamento, quindi lo scegliamo e poi diamo l'ok sul relativo tastino. Terminata questa prima fase, passiamo alla successiva cliccando sul tasto avanti in alto a destra. La seconda schermata ci chiede di associare il termostato. Quindi andando a pigiare sull'ultima riga, dove in questo momento abbiamo la scritta associa dispositivo, l'applicazione ci chiede di identificare il nostro termostato andando a pigiare su uno qualsiasi dei tastini a bordo. Quindi andiamo, ci accingiamo a pigiare uno qualsiasi dei tastini sul nostro oggetto, eccolo qua che è comparso anche l'app, identificato con il modello e con il numero di serie. Se volessimo modificare i parametri di questo termostato, vedete che sulla riga in basso c'è una icona di una matitina, quindi pigiando su questa icona ci dà la possibilità di modificare tutte le opzioni del nostro termostato. Facciamo un esempio, ad esempio vogliamo modificare i ritardi della pompa di circolazione, quindi tocchiamo la seconda riga e in questo caso supponiamo di voler ritardare la partenza delle pompe di riscaldamento, ad esempio di 25 secondi, in modo che di dare il tempo alle testine di aprirsi, dopodiché le pompe, quindi il consenso della caldaia, verrà dato con un ritardo di 25 secondi. Tocchiamo a questo punto il tasto indietro e quindi il tasto chiudi. Passiamo alla fase successiva cliccando sul tasto avanti in alto a destra. La terza schermata ci chiede se all'interno del salotto ci sono delle sonde Slave. Le sonde Slave sono delle sonde che vengono utilizzate in ambienti molto grandi se vogliamo calcolare una media delle temperature della stanza. In questo caso, nell'esempio, non abbiamo delle sonde Slave e quindi tocchiamo sul tastino avanti in alto a destra. In questa schermata l'applicazione ci chiede di definire qual è il tipo di carico da controllare. Quindi cliccando sull'ultima riga, dove in questo momento c'è la scritta valvole on off, vediamo tutti i tipi di impianto di riscaldamento che sono disponibili. Quindi abbiamo disponibili come scelta fra le valvole tipo on off, sulla seconda riga abbiamo delle valvole motorizzate di tipo apri e chiudi, sulla terza riga delle valvole proporzionali, quindi che richiedono un ingresso 0-10 volte e che permettono appunto di aprire in modo proporzionale la valvola in funzione della differenza tra la temperatura desiderata e la temperatura misurata.
Poi abbiamo due tipi di fancoin, filecoin a 2 e a 4 tubi, e per ciascuno di questi abbiamo tre diverse possibilità. Fancoin 2 tubi con valvola on-off, quindi è il classico fancoin con la velocità di vento a tre diverse velocità. Abbiamo un fancoin con la valvola di apertura proporzionale, oppure un fancoin dove abbiamo la velocità proporzionale della nostra ventola. Stessa scelta abbiamo per i fancoin a 4 tubi. Ed infine, sull'ultima riga, abbiamo la possibilità di abbinare un gateway, ovvero abbiamo la possibilità di fare un'integrazione con dei produttori di terze parti, ad esempio, con dei sistemi di aria condizionata. Giusto per citare i nomi più famosi, Mitsubishi, Panasonic, piuttosto che non Daikin. Nel nostro esempio supponiamo di avere una valvola di tipo on-off, quindi la selezioniamo e poi diamo OK sul tastino in basso. Passiamo alla fase successiva, cliccando sul tasto avanti in alto a destra. In questa schermata ci chiede di identificare qual è l'attuatore che gestisce la zona del salotto. Quindi, toccando l'ultima riga dove c'è la scritta associa dispositivo in basso, l'applicazione ci chiede di identificare l'attuatore andando a pigiare uno qualsiasi dei tastini a bordo. Quindi andiamo sull'attuatore che comanda la testina della zona del salotto e pigiamo su uno qualsiasi dei tasti. L'app ci indica che si tratta di un attuatore F430/4 con quattro canali disponibili. Supponiamo di aver collegato il cavo che va alla testina del salotto sulla prima uscita. Quindi a questo punto la selezioniamo e poi diamo un OK con il relativo tasto. Se la nostra zona del salotto avesse più serpentine, se abbiamo un salotto molto grande, in questo caso potrei aggiungere degli altri attuatori che pilotano le ulteriori serpentine. Nel nostro esempio supponiamo invece di averne una sola, quindi una sola testina, e a questo punto scegliamo il tasto chiudi. Passiamo alla successiva fase, sempre cliccando sul tasto avanti in alto a destra. In questa fase la procedura ci chiede di identificare le pompe o i consensi della caldaia che pilotano appunto la zona salotto. Anche in questo caso tocchiamo l'ultima scritta in basso, associa dispositivo, e anche in questo caso l'app ci chiede di identificare l'attuatore che comanda appunto le pompe o i consensi della caldaia andando a pigiare sul tastino. Quindi in questo caso andiamo sull'attuatore che abbiamo collocato nel locale tecnico e pigiamo uno dei tastini a bordo. A questo punto anche l'attuatore viene identificato, modello F430/2, e supponiamo di aver collegato il consenso alla caldaia sul primo canale, quindi lo selezioniamo e anche in questo caso pigiamo sul tasto OK. Come visto precedentemente per le testine che comandano le varie zone, anche in questo caso si possono aggiungere delle ulteriori pompe, quindi se ci fosse ad esempio una pompa che comanda il piano terreno e una pompa che comanda il primo piano, se il nostro salotto fosse al piano terreno, dovremmo appunto aggiungere, con la scritta aggiungi un'altra pompa, anche l'attuatore e che comanda appunto la pompa del piano terreno. Nel nostro esempio supponiamo di non averle e quindi proseguiamo cliccando sul tasto chiudi. Ed infine con il tastino in alto a destra chiudiamo la procedura. A questo punto il nostro MyOn Server 1 si preoccupa di assegnare tutti gli indirizzi a dei nostri oggetti. Abbiamo già visto che ha configurato sonda, dopodiché passerà a configurare gli attuatori,
questo caso ha configurato l'attuatore vicino al collettore e da ultimo configurerà l'attuatore nel locale caldaia. Vediamo che ha smesso di lampeggiare, quindi a questo punto ha configurato tutti i nostri oggetti e fra breve, a breve avremo disponibile la schermata. Ecco qui la schermata che ci chiede a questo punto di salvare il nostro oggetto della termoregolazione. Ecco, vedete che a questo punto è comparsa l'ultima riga del nostro salotto, lo tocchiamo e vediamo cosa ci propone. Ecco, in questo momento è impostata la protezione termica, quindi l'antigelo, e vediamo misurata la temperatura in questo momento di 16,1 grado. Cliccando sul tasto modalità, vediamo tutte le alternative che abbiamo disponibili. Quindi nella prima riga, quella che è selezionata in questo momento, la modalità off, quindi in questo caso antigelo. Abbiamo poi una possibilità manuale di impostare la temperatura a nostro piacimento, una modalità semplice di programmazione dove viene definita un orario per far partire il riscaldamento ad una certa temperatura ed un secondo orario per impostare una temperatura notturna. Sulla quarta riga abbiamo la classica modalità settimanale e sull'ultima riga è la modalità boost, che consiste nel accendere la zona per 30, 60 o 90 minuti, indipendentemente da qual è la temperatura misurata, da qual è la temperatura effettiva e indipendentemente da quale è il programma impostato in questo momento. No, facciamo un esempio impostando la modalità manuale, scegliamo e confermiamo con il tasto OK e impostiamo una temperatura ad esempio di 20 gradi. Ecco qua, quindi ecco impostata la temperatura di 20 gradi sulla sonda. Nel frattempo si è chiuso il contatto che comanda la testina nel quadro di distribuzione e fra 25 secondi vedremo anche la chiusura del contatto che dà il consenso alla caldaia. Nel frattempo, ecco qua il consenso alla caldaia. A questo punto possiamo chiudere questa schermata e passare a visualizzare la pagina home. Quindi clicchiamo sul tasto home. Ecco, quello che è successo è che sulla parte bassa della nostra app è comparsa anche un tastino della termoregolazione. Quindi basso, andiamo a toccare il tastino della termoregolazione. In questo caso si apre una schermata dove sarà possibile visualizzare tutte le zone presenti nella nostra casa con il loro stato, la temperatura desiderata, la temperatura impostata e impostare le varie impostazioni, ad esempio i profili di termoregolazione toccando in alto a destra i profili di termoregolazione settimanali, la modalità semplice oppure definire il set di temperature che vogliamo nella nostra abitazione. Bene, vi ringrazio e arrivederci al prossimo contributo video. Bene, eccoci ritornati in diretta. Datemi un attimo per poter condividere la presentazione. Eccoci qua. Allora, abbiamo visto appunto come fare a associare una zona della termoregolazione. Passiamo in modalità presentazione. Ecco qua. Abbiamo, scusate, queste sono tutte le immagini che avete visto nel filmato. Saltiamole fino ad arrivare appunto a ricordarvi appunto queste che sono le sei fasi che abbiamo visto nel caso di un impianto con solo riscaldamento. Ecco, nel caso invece avessimo un impianto che gestisce sia il riscaldamento sia il raffrescamento, le fasi sarebbero leggermente diverse rispetto a quelle che abbiamo visto nel filmato, quindi avremo
comunque una prima fase dove ci chiede la tipologia linfatica, in questo caso riscaldamento più raffrescamento, la selezione, l'associazione della sonda, l'associazione poi delle eventuali sonde sleva. A questo punto la procedura ci chiede, ci farebbe questa domanda: dimmi se gli attuatori del riscaldamento e del raffrescamento sono in comune oppure sono separati. Giusto per fare un esempio, un po' quel che abbiamo visto anche prima, potrei avere un impianto dove ha fancolle, in questo caso soltanto fancolle, in questo caso l'impianto, il fancolle gestisce sia il riscaldamento che il raffrescamento. Quindi in questo caso anche i sarebbe, avremmo a che fare con gli attori che comandano il nostro fan cold, sia in riscaldamento sia in raffrescamento, quindi sarebbe in questo caso un attuatore comune. Oppure viceversa, un altro esempio, potremmo avere il riscaldamento fatto con impianti a pannelli radianti e il raffrescamento con il fan cold. In questo caso gli attuatori che comandano il fan cold e le testine dell'impianto di riscaldamento a pannelli radianti sarebbero separati. Quindi una volta risposto a questa domanda, poi la procedura ci direi che è abbastanza simile, quindi ci chiederebbe prima per il riscaldamento la tipologia di carico, di associare gli attuatori e poi le pompe, e poi a questo punto passerebbe ad associare il raffrescamento, quindi ci rifarebbe le stesse domande per il raffrescamento, quindi ci chiederebbe: ok, il raffrescamento che tipologia di carico hai? Dimmi quali sono gli attuatori che comandano l'affrescamento e quindi quello delle pompe. Quindi direi sostanzialmente ci fa ripetere più volte le fasi 5, 6 o 7 all'interno di un'unica zona, un'unica zona dove c'è una sola sonda che pilota il tutto. Bene, direi a questo punto di rivedere un attimino le modalità di funzionamento che avete visto illustrate nel filmato, quindi abbiamo visto che possiamo utilizzare una prima funzione off che poi è l'antigelo piuttosto una posizione termica, una modalità manuale, una modalità semplice, una settimanale ed infine la boost. Ecco, direi di andare un po' più nel dettaglio sulle ultime tre modalità. Allora, partiamo dalla modalità semplice. Ecco, in questo caso vuol dire che in pochissimi secondi dobbiamo semplicemente definire due fasce di funzionamento, una per il giorno e una per la notte. In ciascuna fascia definiamo a che ora parte la fascia e qual è la temperatura desiderata. Quindi nell'esempio vedete la fascia giorno parte alle 7.15 con una temperatura di 20 gradi e la fascia notte parte alle 21 con una temperatura di 17 gradi. Quindi una modalità molto semplice che può essere configurata veramente in 10-15 secondi. Questo quindi per far partire molto velocemente. Poi abbiamo la modalità settimanale, che è la classica modalità con i programmi predefiniti, quindi abbiamo per esempio qui sulla sinistra già definito 6 programmi settimanali e poi ciascuno di questi programmi avrà i suoi profili di temperatura orari per ciascun giorno della settimana. L'ultima modalità è la modalità boost, in questo caso direi cosa succede? Succede che noi forziamo l'accensione dell'impianto in riscaldamento o in raffrescamento d'estate per un certo periodo ben impostato, che possono essere 30, 60, 90 minuti, e quindi in questo tempo ben impostato l'accensione viene forzata indipendentemente da qual è la temperatura misurata o dalla temperatura programmata nella nostra zona. Quindi, ad esempio, voglio fare una doccia in bagno e abbiamo già raggiunto i 21 gradi prestabiliti dal programma, però io decido che voglio comunque riscaldare per 30 minuti il mio bagno, indipendentemente da qualsiasi altra condizione. Bene, a questo punto passiamo a vedere cosa possiamo fare con l'on-touch.